Ciao amici, buonasera. Oggi sono qui con Tiago che, come abbiamo fatto l'altra volta che vi ho fatto vedere la nostra morning routine, ora vi farò vedere la nostra night routine. Adesso siamo solo io e Tiago, ma più tardi dovrebbe arrivare anche Ago e sono le 20 e 25. E io ho preso Tiago mezz'oretta fa perché prima avevo un sacco di cose da fare questo pomeriggio, quindi l'ha tenuto mia mamma e un po' mia nonna. E quindi mezz'oretta fa è arrivato a casa, si è svegliato 10 minuti fa perché stava dormendo e quindi adesso gli cambiamo il pannolino perché bisogna cambiarlo. Ho deciso che gli metterò già direttamente il pigiamino perché sono quasi le 9, quindi gli metto già il body nuovo e il pigiamino perché stasera non deve fare il bagnetto, vero? Non deve fare il bagnetto perché l'ha fatto ieri e non lo può più fare tutti i giorni per via delle dermatite, quindi lo fa un giorno sì ed uno no. E oggi non tocca farsi il bagnetto, maialino. Sai che ti devo cambiare il pannolino? Lo apprezzi? Ok. Cambiamo il pannolino. Cominciamo a metterci sotto il pannolino perché se dovessi combinare qualche guaio, almeno abbiamo sotto il pannolino già nuovo. È inutile che ridi qua, che sei un monello te. Ok. Togliamo questo pannolino. Hai visto che non mi hai fatto la pipì addosso? Meno male. Puoi darmi la manina? E ciù! Salute! Bravissimo! Non te la devi mangiare la manina, me la devi dare a me. Volevi parlare con loro? Voleva parlare un attimo con voi, voleva dirvi due cose. Ciao a tutti! Ciao! E due. E 3 e 4 e l'ultimo. No, no, non c'è bisogno di piangere. Eccoci qua. Eccoci. Abbiamo finito. Fai vedere tutti come sai stare bene in piedi. Ma va che bravo, guarda senza mani, Sa stare in piedi mio bambino. Il mio bambino sa stare in piedi. Senza mani. Sei bravissimo a stare in piedi. Un po' meno a stare in equilibrio, però vabbè, fa niente, piano piano. Io ho messo un film alla tele perché a me non piace stare in casa con il silenzio. Prima di mettere da mangiare a tavola, dato che comunque il video è tornato era già pronto, preparo la tavola, quindi apparecchio, e poi vi parlo di una cosa. Allora, ho preparato al volo la mia tavola e adesso metto Tiago giù. Ciao amore, eccoci! Di cosa volevo parlare prima di appunto mangiare? Volevo parlarvi di degli integratori che ho preso poco fa e mi sto trovando veramente da Dio. Per capire quali erano gli integratori adatti a me, sul sito di Cure appunto, poi vabbè vi lascerò il link e tutto, potete selezionare quali sono i vostri problemi. Ad esempio ho selezionato stress, problemi con il sonno e vacanze al mare, perché appunto adesso sto facendo un sacco di viaggi e in futuro appunto ne farò altri, anche con Tiago. In base alle vostre problematiche e alle vostre esigenze, vi fanno appunto una cura di integratori da prendere. E secondo me sono fantastici perché le bustine, che adesso vi farò vedere, tutte queste bustine che appunto contengono ognuna un integratore, sono al 100% biodegradabili e non c'è plastica. Il 50% dei prodotti sono brevettati. E soprattutto la maggior parte degli ingredienti all'interno sono naturali e bio. Sono fabbricati in Europa, soprattutto in Francia e in Belgio. Io amo queste bustine dove appunto dentro ci sono gli integratori perché in ogni bustina c'è scritto tipo una frase motivazionale. Tipo in questa c'è scritto: Ciao Sofia Crisafulli, diffondi il benessere intorno a te con il tuo codice sconto, che dopo vi lascerò soprattutto.
Ciao Sofia Crisafulli, ogni giorno è un'opportunità bellissima, ma veramente ce ne sono di tantissime e mi piace tantissimo leggerne. Per il vostro primo ordine, voi tramite il mio codice sconto avrete un 30% di sconto. Io vi lascio il link qua sotto, così da fare il test online, perché secondo me è una cosa super utile e poi almeno da lì potete capire quali sono gli integratori che vi servono. E fatemi sapere voi appunto se acquisterete qualcosa, cosa acquisterete, quali sono le vostre problematiche e quale cura vi hanno dato. E quindi niente, volevo parlarvi di questa cosa perché secondo me è molto interessante condividerla con voi. Adesso posso passare alla mia cena. Comunque, a proposito di viaggi, dato che prima stavo parlando degli integratori per le mie vacanze, eccetera, ho prenotato un sacco di cosine super carine. Volevo anche prenotare qualche viaggio già per l'estate, perché magari quelli un pochino più lontani li prenoto molto tempo prima. Il mio viaggio che proprio non vedo l'ora di fare in assoluto è alle Maldive, perché sarà il mio primo viaggio con l'aereo lungo con Tiago e sono super super contenta perché ci divertiremo un sacco e sarà sicuramente una bellissima esperienza, quindi sicuramente vi porterò con me anche lì. Ok, amici, adesso che gli ho cambiato il pannolino, gli ho fatto il lavaggio nasale, gli ho dato le medicine, ho fatto praticamente tutto, posso provare a metterlo giù perché ho provato a dargli da mangiare, ma non ha fame, quindi probabilmente ha solo molto sonno e si sveglierà appunto per mangiare. Quindi adesso lo proverò a mettere giù. Ragazzi, è addormentato appunto come pensavo perché aveva veramente molto sonno. Bloccato un secondo e io devo sistemare un attimo, nel senso che... Non vi faccio vedere la situazione perché un po' vergognosa, devo dire. Faccio vedere cosa faccio per la notte. Allora, dato che la notte lui si sveglia per mangiare, io preparo questi biberon fatti in questo modo. Allora, io prendo un biberon vuoto e ci metto dentro 5 misurini di latte. E faccio 1, 2, 3, 4, punto. Che mi tengo appunto sul comodino quando vado a dormire e poi prendo una bottiglia termica, questa qui, dove appunto dentro l'acqua che ci mettete rimane calda tutta la notte. Comunque prendo il mio amato bollitore, ci verso tutta questa, non farò bollire totalmente l'acqua, tra una ventina di secondi più o meno toglierò il bollitore. Così che l'acqua sarà tiepida e già pronta per i biberon, tanto comunque dentro a qui rimane calda, quindi poi di notte mi basta soltanto versare l'acqua dentro a questi biberon, contro la polvere, scuotere e il biberon è pronto. Ok, non era ancora bollente, è caldina, quindi è perfetta, va benissimo. Ok, allora intanto mi devo struccare. E utilizzerò il burro struccante, poi il detergente e poi penso che mi farò una bella maschera perché necessita, la mia pelle necessita di essere ristrutturata da una maschera. Mi farò una bella maschera idratante che sarebbe bello se riuscissi ad aprirla. Oddio, quanto è da tenere su? 15-20 minuti. Oh mamma mia, un sacco. Vabbè, sono le 21:58, quindi alle 22:20. Allora, mi fumerò un aiettino e poi spegnere la videocamera perché devo cominciare a montare il video di Tenerife, perché io continuo a fare video ma giustamente non ne ho ancora montato neanche uno, quindi non so neanche se uscirà prima questo o prima il video di Tenerife. Probabilmente monterò prima questo, che ne so, sono molto incasinata nella mia vita e quindi adesso mi vado a fumare una bella Hits. Vi saluto, vi mando un bacio enorme anche perché più di così non ho da mostrarvi nient'altro. Pensavo di mostrarvi il mio magnifico stendino, ma le cose sono ancora bagnate, quindi non posso mostrarvi neanche quello. Vi voglio bene, raga. Vi saluto con questa maschera. Mamma mia. Non so perché a volte mi faccio vedere così. Però secondo me tutti i ragazzi che mi hanno scritto in direct dopo questo video smetteranno di scrivermi, non mi scriveranno mai più.
ciao amici, vi voglio bene. E poi appena arriva Ago, dato che sono le 10 e non è ancora arrivato, se mi ricordo ve lo faccio salutare. Se no lo vedrete nel video di Tenerife, se non l'avete già visto. Va bene. Ciao ragazzi, bacio.